Coach, qual è là fuori in America, a Princeton, a studiare, tra virgolette, panchina affidata questa sera a coach Maurizio Barberini e vittoria abbastanza gioia del San Paolo contro Anzio. Coach, la partita gestita abbastanza bene, ottimo inizio di primo quarto, ottimo inizio di ripresa, partita che di fatto si è decisa lì. Sì, sono stati bravi nell'approccio sia all'inizio della partita sia all'inizio del terzo quarto. Gli abbiamo chiesto come staff di mettere molta intensità e essere decisi nelle cose che facevano, l'hanno fatto e sono andati bene, hanno chiuso la partita all'inizio del terzo quarto, hanno provato a mettere insomma un mattoncino importante sulla partita all'inizio del terzo quarto. Coach, settimana scorsa hanno battuto d'arresto un po' inaspettata contro la PDP, però la risposta è stata positiva da parte di tutto il gruppo stasera. Molto positiva, ce l'aspettavamo, si sono allenati bene durante la settimana con sicuramente tanta voglia di riscatto, perché la partita con la PDP è stata una partita priva di energia, quindi questa cosa loro non l'hanno digerita moltissimo e hanno messo in campo tanta intensità oggi. Maurizio, un'ultima domanda. Inizio di stagione abbastanza positivo per il San Paolo. Sì. Siamo a 4 vittorie ed una sconfitta, 8 punti in classifica, in attesa di altri risultati, per il momento testa la classifica agganciata. Secondo te che tipo di ruolo può ricoprire il San Paolo per questa stagione? Un ruolo importante, stanno lavorando bene, secondo me, essendo una squadra giovane può crescere moltissimo ancora e questo ci dà fiducia per il futuro. Secondo me dobbiamo puntare ai playoff e lì fare il colpaccio. Complimenti ancora al San Paolo e complimenti ancora a coach Maurizio Barberini. Grazie a voi.